Parliamo oggi di Ingrid Betancourt, parlamentare colombiana che ha lottato contro il degrado sociale, ambientale e contro la violenza nel suo paese, la Colombia, ed è stata rapita ormai 4 anni fa. Padova ha deciso di dare la cittadinanza onoraria. Come mai? Beh, la cittadinanza onoraria è uno degli strumenti attraverso i quali la città riconosce a una persona che si è impegnata per degli ideali, per dei valori, riconosce questo impegno e in qualche modo assume quell'impegno e lo fa diventare proprio. Noi speriamo che naturalmente Ingrid sia viva e un Certo. giorno di poterle in una grande festa qui a Padova consegnare anche fisicamente questa cittadinanza onoraria. Vogliamo che tutto questo diventi anche un simbolo della nostra città, segnalare questa cosa ai nostri giovani, dire ecco, questi sono i modelli positivi a cui dobbiamo ispirare i nostri comportamenti. Ecco, queste le parole di Flavio Eh Zanonato. sì, e forti di questo risultato, a questo punto abbiamo detto bene, abbiamo avuto i figli e adesso invitiamo anche la madre. Perché la madre? Perché la madre si era sempre molto interessata del caso e in tutti questi anni aveva girato il mondo per cercare di sensibilizzare soprattutto gli organi di potere, i governi. Era andata anche dal Papa, era andata da Napolitano, era andata da tutti i governi dell'Europa che potessero essere interessati e siamo riusciti a farla venire a Padova. Anche lei è venuta a Padova, è andata in comune e adesso se vogliamo vedere il video vediamo la Yolanda Pulessio, appunto questo è il suo nome, che si reca, eccola qua, che si reca in comune e dopo verrà intervistata da un nostro giornalista in separata sede che le chiederà alcune cose. Qui la vediamo. Però è verità Eccolo qua. che Qui c'è giù è l'opinione tutta pubblica. Però in la realtà è giuventù. l'opinione pubblica che ci può aiutare in un momento così importante come questo. Sì, è certo, è certo. Sicuramente l'appoggio L'appoggio ufficiale è ufficiale è importante per importante. l'opinione pubblica. L'opinione pubblica anche In nel un mio paese paese è così difficile, fondamentale, è anche se è assolutamente difficile. difficile. Difficile perché, diciamola questa parola, Insomma, questa parola perché non è abbastanza libera di esprimersi. No, non sta libera, No, non è libera, pertenece nella perché i famiglia del mezzi di vicepresidente informazione appartengono alla e famiglia del Francia, lei è la più vicepresidente e del importante in ministro questo della tempo. difesa. E bueno, la televisione Il giornale più también importante, che è Il tiene mucho que Tiempo, ver con el e Estado. anche la televisione, A veces sono la molto radio legate allo es Stato. más independiente, La por eso radio è più muchas veces no hablo indipendente, per y a questo veces io hablo parlo más più de la spesso in cuenta en la radio. radio. La libertà di stampa, la libertà di pensiero, la libertà di informare delle proprie idee senza censure, senza autorizzazioni preventive, è nata sulla spinta di movimenti rivoluzionari. Questa libertà di informazione significa due cose: diritto di informare, ma diritto anche di essere informati. Però con l'andare del tempo il potere ha scoperto che la libertà di informare, o meglio, l'informazione può, se opportunamente utilizzata, disinformare, fare il lavaggio del cervello dei cittadini. Ecco, a questo punto eravamo abbastanza riusciti nel nostro intento, nel senso che ormai veramente tutti ne parlavano, su tutti i giornali si parlava di lei, in tutte le radio e televisioni nazionali e internazionali ormai si parlava di questo caso. Si sapeva anche che in Colombia c'erano molti movimenti in essere per cercare di liberare appunto questa donna. Tra l'altro non solo lei, perché c'erano anche 3 americani e più altre migliaia di persone, perché questa era un'usanza proprio tipica della Colombia, quella di sequestrare le persone a fine di lucro, cioè per avere il denaro per poi finanziarsi e poi proseguire nella loro operatività. Però a questo punto abbiamo detto cosa possiamo fare ancora per la cittadinanza, per coinvolgerla. Abbiamo promosso un concerto coinvolgendo i solisti veneti e il maestro Scimone. Quindi abbiamo fatto un grande concerto che ha avuto molto esito, molto ascolto, una sera dell'8 marzo, in cui il maestro Scimone ha proprio dedicato a lei la festa della donna.
con un trombettista russo venuto appositamente da Mosca, che ha suonato benissimo, e hanno fatto questo concerto. Il pubblico era entusiasta, è rimasto ad ascoltare, pensando a cosa stava succedendo. Siamo ormai a marzo del 2008. Possiamo vedere il video e vediamo appunto il maestro Scimone con i suoi concertisti. Il concerto di primavera dei solisti veneti, diretti da Claudio Scimone, in programma sabato 8 marzo all'Auditorium Pollini di Padova, in collaborazione con Triveneta Network, quest'anno è stato dedicato a Ingrid Betancourt. Quale omaggio e testimonianza di solidarietà ad una donna che con coraggio e determinazione ha scelto di lottare contro la corruzione e la violenza del suo paese, la Colombia. Le note del concerto sono state accompagnate dalle parole di una lettera di Ingrid alla madre. La lettura da parte della presidente del Comitato per la Liberazione di Ingrid Betancourt, dottoressa Maria Rosa Esnenghi, ha creato un momento di laico raccoglimento che a 100 anni dall'eccidio delle operaie di New York ci fa riflettere quanto ancora debba essere fatto perché la donna si riappropri della dignità del suo ruolo. L'applauso di solidarietà del pubblico padovano possa arrivare lontano fino ad Ingrid. È stato effettivamente un momento molto emozionante, anche perché c'era quella poltrona vuota, c'erano i figli, erano presenti, ma c'era quella poltrona vuota che noi abbiamo riempito con un grande mazzo di fiori, ma non era certo quello che avremmo voluto. Avremmo voluto che ci fosse lei. Però almeno a questo punto anche la RAI si è mossa. E Rai 3 ci ha chiamato e ci ha coinvolto in un'intervista in cui per l'ennesima volta abbiamo spiegato le ragioni del nostro movimento. Se vogliamo possiamo anche vederla, abbiamo l'intervista con poi la presenza dei figli. Che cosa è possibile fare perché questo problema non sia accantonato? Dobbiamo fare che non possa essere accantonato, perché riguarda il diritto di ciascun essere umano a vivere in modo dignitoso. Guarda i figli della Betancourt, sono due ragazzi giovanissimi, che le vicende che hanno vissuto e che stanno vivendo hanno fatto crescere molto in fretta. Però hanno capito una cosa fondamentale, che la loro mamma e con lei le altre migliaia di persone sequestrate in Colombia possono sperare nella liberazione se un grande movimento di opinione pubblica si muove e preme sui responsabili. Già da 4 anni non vediamo la nostra mamma. E già da 3 anni non abbiamo prove di vite di lei, non sappiamo dov'è, com'è. E questa situazione è una situazione che vivono molte famiglie in Colombia. Il problema è che questo non si sa a livello mondiale. Quante volte avete sentito parlare di lei o di altri ostaggi in Colombia? Allora, penso che è importante parlare di questo. Perché è così che le cose cambiano e è così che i politici anche possono fare cambiare le cose. I politici fanno delle cose solo se voi parlate, se voi mostrate che è importante anche per voi. E penso che l'Italia può anche fare molto perché è un paese importante in Europa. Finalmente, pochi mesi dopo, il 2 luglio del 2008, Betancourt è stata liberata con una spettacolare azione militare. Questo caso ha simboleggiato agli occhi dell'opinione pubblica internazionale molte cose. Primo, il dramma di tutti coloro che vengono violentemente privati della propria libertà al fine di un riscatto politico. E secondo, gli orrori di una guerra che, una volta consumate tutte le originarie ragioni ideali, continua ancora, sospinta però solo da sordidi interessi criminali. La sua resistenza nella giungla e la sua liberazione dopo avevano finito per diventare una speranza per tutti. Grazie. Prego.
Grazie, grazie professoressa Esneghi. Ma io avrei un'altra domanda comunque da fare. Ma diciamo, tutta questa vicenda, diciamo, l'impegno che c'è stato, che cosa ha lasciato, che cosa ha rappresentato? Per noi c'è sempre una speranza. Se mancasse quella, sarebbe finita per tutti. Quindi certo, andiamo avanti e continuiamo. Certo, e anche questa figura di donna sicuramente importante, no? Questa anche figura di donna che poi successivamente forse è stata anche un po' sporcata, tra virgolette, perché naturalmente poi si aprono, si scatenano tutte le ride di supposizioni, l'ha fatta apposta, non l'ha fatta apposta, si fa sentire per farsi vedere, chi lo sa, come facciamo a essere nella testa della gente? Certo è che lei 8 anni, 7 anni, quanti sono, se li ha fatti nella giungla e non certo, auguro a nessuno di fare la stessa scelta, certo, se è stata una scelta. Certo, la macchina del fango funziona in tutto il mondo, l'abbiamo visto con Borsellino e Falcone, certo, l'abbiamo visto successivamente con molti altri e allora bisogna tenere presente che quando una persona è onesta, quando una persona è altruista, l'unica arma che ha il tuo nemico è quella di infangarti e tirar fuori le banalità più strane e renderle delle montagne. E allora bisogna creare degli anticorpi, distinguere la persona da quelle che sono invece le insinuazioni di basso livello, lo stiamo vedendo anche oggi nell'attuale politica, dove non avendo nulla da fare con delle persone che sono oneste, che si presentano onestamente a proporre alla gente i dubbi e le necessità del paese, vengono criticati terribilmente e anche spesso inutilmente. Certo, certo. Beh, comunque il caso di Ingrid Betancourt e tutto quello che ne è conseguito anche per noi, per il nostro gruppo, è stata anche l'occasione per ribadire e rimettere in evidenza l'importanza della libertà di stampa e di informazione. E questo sicuramente, come appunto abbiamo sentito prima dall'avvocato Giorgio Tosi, no Ermanno? Sì, 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 che fu anche docente di diritto dell'informazione per diversi anni all'Università di Padova. Beh, quello che noi vorremmo continuare per questa strada è appunto la trasmissione di stasera, che affronteremo due grossi problemi. Certo. Se l'Italia è un porto sicuro, perché ci si riempie la bocca di questo termine, però la maggior parte delle persone pensa che porto sicuro basta smontare e non annegarsi, invece porto sicuro è una cosa estremamente più complessa. E allora analizzeremo se l'Italia ha quell'accoglienza che questi migranti pensano di trovare. Il secondo argomento riguarda la pedofilia. Abbiamo affrontato una sorta di processo, diciamo, di diritto canonico all'interno del Stato Vaticano, scatenato chiaramente da una serie di eventi che sono emersi finalmente, e abbiamo visto anche la risposta che ha dato il Papa e avremo anche un testimonio, certo, che ha vissuto questa vicenda e poi due docenti che ci spiegheranno sia l'aspetto psicologico del malato che usa la pedofilia come motivo scatenante e l'altro aspetto invece il diritto, se viene trattato nella maniera giusta oppure in realtà viene aggirato. Certo. Ecco, questo è l'argomento che affronteremo più tardi. Bene, allora, grazie ancora. Buona continuazione. Grazie ancora alla professoressa Maria Rosa Esneghi per essere stata con noi. Allora, facciamo un breve break pubblicitario, poi torniamo subito in diretta, TV7 Match, e parleremo, allora cercheremo di capire se l'Italia è un porto sicuro oppure no, tra poco.